nuova edizione di TG Crom, criticità sui treni, pendolari a rapporto, sabato l'incontro per fare il punto sulla situazione, il servizio di Mauro Faverzani. È e vuole essere principalmente un incontro tra i pendolari della linea Mantova-Cremona-Milano, quello promosso dal comitato in orario per sabato 21 alle ore 10 presso Spazio Comune a Cremona. Un incontro per fare il punto della situazione, discutere dei problemi e valutare i programmi. Svanito forse il rischio di rallentamenti a 80 km/h sulla linea, infatti restano tanti problemi sul tappeto, da ritardi cronici alla sicurezza, alla lotta ai portoghesi, alla pulizia dei convogli e via elencando. All'incontro sono stati invitati anche amministratori locale Trenord, benché di per sé si tratti di un'iniziativa tra utenti, anche per presentare il comitato a chi ancora non lo conoscesse e magari volesse collaborare. Torna l'incubo dei bocconi avvelenati per i cani, sequestrato materiale dai vigili. È di nuovo incubo bocconi avvelenati ad innescare l'ennesimo allarme l'intervento della polizia locale al Parco Asia, zona Zeist, luogo abitualmente frequentato da padroni di cani anche per la presenza di aree apposite dove far sgambettare gli animali. Qui i vigili hanno sequestrato dei bocconi di Würster congelati, trovati in prima battuta da un residente che stava portando a spasso il suo Rottweiler. Il cane ha ingoiato un paio di bocconi e per questo è sotto osservazione ma pare non abbia accusato alcun malore. La polizia locale invita comunque a fare attenzione e a segnalare eventuali ritrovamenti perché purtroppo in città e nelle campagne limitrofe i casi si stanno moltiplicando e avvengono in quasi tutti i quartieri, specie quelli dove sono presenti aree verdi. Prosegue l'iniziativa della FIAB sul corretto utilizzo della strada da parte dei ciclisti dopo il presidio in Via Dante, dove sono state riscontrate numerose criticità alle quali si cercherà di porre rimedio. Ora l'attenzione si sposta sulle strade dove verranno realizzate le piste ciclabili inserite nel bando regionale. Questa mattina i volontari erano presenti in Viale Trento Trieste. I dati raccolti sia in questa che in altre successive occasioni serviranno anche per avere una visione dei flussi di traffico ciclistico, dati funzionali alla futura, scusate, realizzazione della pista ciclabile in sicurezza lungo questa importante arteria cittadina. Al Ponchielli, laurea honoris causa in musicologia, Paolo Conte, c'era per noi Fabio Faverzani. Nessun espediente scientifico si realizza senza il propellente dell'atto creativo, di quella che i greci chiamavano poiesis, poesia. Lo ha detto ieri sera il magnifico rettore dell'Università di Pavia, professor Fabio Rugge, alla cerimonia di consegna della laurea honoris causa in musicologia a Paolo Conte, cerimonia avvenuta al Teatro Ponchielli. È il ritorno di Conte a Cremona, a 2 anni dalla tappa cremonese del suo tour di presentazione dell'album intitolato Snob. Conte è un grande maestro che come tale non si è mai voluto considerare, come a volte capita, ai veri maestri, ha detto Stefano Lavia, professore associato di storia della poesia per musica. L'Università di Pavia aveva già tributato al presidente emerito Giorgio Napolitano una laurea in economia, politica e istituzioni internazionali nel novembre di 2 anni fa. Ora torna a rendere omaggio a un altro italiano noto a livello internazionale, conferendogli il quarto titolo universitario dopo la laurea honoris causa in lettere da parte dell'Università degli Studi di Macerata e in pittura da parte dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, oltre a quelle in giurisprudenza conseguite in gioventù. All'attivo di Conte figurano 21 album, dei quali 17 registrati in studio e 4 nel corso di varie tournée concertistiche. Fra i suoi più recenti successi, nell'ottobre 2016, l'album Amazing Game, repertorio di brani strumentali registrati dagli anni 90 a oggi per il teatro e a scopo di studio e sperimentazione. L'ingresso e l'uscita del corteo accademico sono state ieri accompagnate dal gruppo d'archi del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Dopo il saluto del magnifico rettore, la laudatio letta dal professor Lavia e la motivazione letta dal professor Giancarlo Prato, direttore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Conte ha tenuto una lectio doctoralis dal titolo Domande alla musicologia. D'altra parte io credo anche che in ogni arte creativa forse l'enfasi non manchi mai, anche nelle forme artistiche più fredde. In conclusione la cerimonia di consegna del diploma, del tocco e della medaglia teresiana sulle note del Gaudeamus Igitur, intonato dal coro del Dipartimento.
Le notizie dall'Italia: in Italia quasi 1.000 minori ogni anno sono vittime di abusi sessuali, circa 2 bambini ogni giorno. Ma lo scorso anno si è registrato un vero record: 5.383 minori vittime di violenza, non solo sessuale. Si tratta di circa 15 bambini ogni giorno. In 6 casi su 10 si tratta di bambini, un dato che segna un preoccupante 6% in più rispetto all'anno precedente. L'allarme su questo fenomeno viene dagli ultimi dati Interforze del 2016 elaborati nel dossier della campagna in difesa di Terre des Hommes, sesta edizione, presentato alla presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso. E si è costituito il marito della marocchina uccisa a coltellate la scorsa notte nella sua abitazione di Asti. L'uomo, un connazionale di 46 anni, si è presentato dai carabinieri ed ha confessato di avere ucciso la donna al culmine di un litigio. Poi si è cambiato gli abiti e si è allontanato. I carabinieri che lo hanno fermato indagano ora sui motivi del gesto. L'uomo, un operaio, non aveva precedenti e viveva da anni in Italia. Le notizie dal mondo: occhi puntati sulla Spagna, dove c'è il clima molto, molto pesante. A Barcellona la polizia spagnola si sta muovendo per controllare i luoghi strategici della città. Il presidente del Tribunale Superiore di Catalogna, che nelle ultime settimane ha pilotato l'offensiva giudiziaria contro il governo catalano, ha ordinato che sia la Guardia Civile, non i Mossos catalani, a proteggere l'edificio. Intanto non si ferma la fuga verso altre regioni spagnole delle sedi sociali di grandi banche e di imprese catalane. Dopo Caixa, Banco Sabadell e altri big, oggi anche i colossi Abertis e Colonial hanno deciso di traslocare da Barcellona le sedi sociali prima che Piemonte dichiari l'indipendenza. Almeno 2 persone sono morte, numerose altre, tra cui vari studenti, sono rimaste ferite oggi in seguito a un attacco da parte di uomini armati nel campus della Technical University di Mombasa, in Kenya. Gli aggressori hanno anche attaccato un'auto della polizia che stava entrando nel campus, ferendo il conducente e 2 agenti. Le notizie dallo sport: la prossima estate potrebbe riservare ad Antonio Conte un clamoroso ritorno sulla panchina dell'Italia. Secondo la stampa britannica, infatti, appare sempre più probabile il divorzio tra il tecnico italiano e il Chelsea al termine dell'attuale stagione. Nonostante la conquista della Premier League, infatti, il feeling non è mai sbocciato. E le stelle islandesi ce l'hanno fatta, anche la stampa britannica infatti celebra l'impresa dell'Islanda, che ieri si è qualificata per la prima volta alla fase finale della Coppa del Mondo. L'Islanda è la più piccola nazione, 330.000 abitanti, ad essersi qualificata per un mondiale dopo aver battuto il precedente primato di Trinidad e Tobago. Questa per noi era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Crom torna domani. Buona serata.